Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come realizzare un dolce fresco estivo in dei bicchieri che è comodo da portare in giro e si mangia volentieri d'estate quando è così caldo. Allora, avremo bisogno di 250 g di cioccolato bianco che, come vedete, io ho già sciolto e si deve raffreddare un pochino. Poi abbiamo bisogno di 250 g di panna fresca già montata e abbiamo bisogno di 250 g di yogurt greco. Lo yogurt greco perché ha una consistenza più dura e quindi regge meglio nella preparazione. Andiamo a preparare la nostra crema. È molto semplice prepararla. Prendiamo la panna e ci aggiungiamo il cioccolato bianco. Mescoliamo. Ora aggiungiamo lo yogurt greco. Usiamo una frusta per aiutarci. Ora che la nostra mousse è pronta, la facciamo riposare un po' in frigorifero. Mentre la mousse riposa, vado a preparare i miei bicchieri che ho appena comprato, quindi vado a lavarli ed asciugarli. Ok, ho preparato i miei bicchieri. E io li ho presi in plastica, non in vetro, perché credo che siano più comodi per fare questi tipi di dolci. E ora che ho ripreso la mia mousse dal frigorifero, c'è stata circa 10 minuti, non ci deve star troppo, vado a metterla all'interno dei miei bicchieri, mi aiuto semplicemente con un cucchiaio. Ora li faccio riposare in frigorifero. Per realizzare il secondo strato invece abbiamo bisogno di un po' di yogurt e della pasta di frutti di bosco. Riprendiamo le nostre coppette e facciamo il secondo strato con lo yogurt ai frutti di bosco. Li rimettiamo di nuovo in frigorifero. Allora, adesso vado a preparare la parte del biscotto che si trova sopra al nostro dolce e ho messo 60 g di burro e 20 g di cioccolato bianco e vado a scioglierli in microonde. 100 g di biscotti secchi, io uso gli Oro Saiba perché mi piacciono di più. Vado a sgretolarli grossolanamente, quindi senza usare il mixer, utilizzo un bicchiere. Una volta fatto questo lavoro ci vado a versare il burro e il cioccolato bianco che ho sciolto prima. Di qua i nostri bicchieri che si sono ormai rassodati in frigorifero. Ora non resta che mettere sopra i biscotti secchi che ho appena preparato.